Mi racconti com'è nato il progetto sull'autismo? Allora, il progetto Scipione è nato come progetto lavoro, come progetto di agricoltura sociale per l'inserimento di adulti con disabilità intellettiva. E quindi queste persone sono venute per diversi anni partecipando con il nostro personale a diverse operazioni del lavoro in vigna e del lavoro in oliveto. E questa esperienza è stata molto bella e anche perché ha dato un senso a tutto il nostro lavoro. Ci siamo resi conto che questi adulti hanno ricevuto grandi benefici dal fatto di essere spesso all'aria aperta, di essere in un bellissimo posto. Siamo in uno dei posti più belli della campagna lucchese e anche questo ha giocato e soprattutto di essere accolti con grande calore e disponibilità da parte dei miei collaboratori. Ci siamo però anche resi conto che con l'agricoltura e basta non potevamo garantire a questi ragazzi un percorso di riabilitazione globale. In realtà quello che volevamo fare noi era costituire una vera alternativa al centro diurno, perché l'Italia è in realtà, secondo me, il paese più inclusivo del mondo, sia per quanto riguarda l'inclusione scolastica, sia per quanto riguarda l'inclusione lavorativa. Esiste però un grosso buco, che è quello dei ragazzi che al termine della scuola superiore non sono assolutamente pronti per un inserimento lavorativo perché necessitano ancora di un grande lavoro di riabilitazione. In particolare i ragazzi nello spettro autistico a basso funzionamento, perché si sente molto parlare di inserimento lavorativo di persone nello spettro autistico, ma in generale si tratta di autismo ad alto funzionamento. In questi casi l'inserimento è quasi sempre possibile, nel basso funzionamento purtroppo molto spesso non è mai possibile e l'unica possibilità è il centro diurno. Quindi noi volevamo dare anche a queste persone la possibilità di vivere innanzitutto una qualità della vita buona e soprattutto di continuare a migliorare e di vivere in un contesto inclusivo, anche se non era possibile nell'immediato avere una vita lavorativa. Quindi, oltre all'inserimento nelle attività agricole, abbiamo puntato molto sulla coesione al momento, la condivisione dei pasti col personale aziendale, perché alla fine l'inclusione, il cibo è comunque il fattore aggregante per eccellenza e abbiamo constatato che era a tavola che si facevano le maggiori relazioni perché il nostro personale va a un ritmo che è molto diverso da questi di questi ragazzi, invece a tavola ci si rilassa, si sta tutti insieme e quindi per questo abbiamo creato questi grandi tavoli tondi per poter mangiare tutti insieme. Quindi abbiamo puntato sul cibo come fattore di aggregazione e poi ci siamo detti, visto che nella nostra tenuta affittiamo 8 appartamenti a turisti stranieri, ci siamo detti che questa poteva essere una seconda opportunità di inclusione per questi ragazzi. Abbiamo quindi, e poi abbiamo visto che era necessario fare altre attività perché gli adulti nello spettro autistico hanno una capacità di concentrazione molto limitata, per cui devono cambiare, non possono stare 8 ore sulla stessa attività, ma era necessario cambiare le attività. Abbiamo quindi inserito degli laboratori più ludici, laboratori di canto, di ballo, di sport, e di cucina e abbiamo invitato gli ospiti della nostra struttura a partecipare a questi laboratori insieme ai ragazzi. E voi con questo tipo di esperienza siete riusciti a ottenere un aumento dell'autonomia? Sì, siamo riusciti a ottenere un aumento dell'autonomia e della concentrazione, pur non avendo, essendo ancora lontani, noi il nostro obiettivo è di raggiungere un programma 7 giorni su 7, 8 ore al giorno, per ora siamo su laboratori di mezza giornata, però abbiamo raggiunto un grande aumento della concentrazione e abbiamo raggiunto
dei risultati di piccole autonomie. Naturalmente questi obiettivi sono personalizzati per ogni utente, perché abbiamo una supervisione, una psicologa di supervisione del gruppo che appunto stabilisce insieme agli educatori degli obiettivi personalizzati per ogni utente.